Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti in sud. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono farina 00, zucchero, mandorle velate, ammoniaca per dolci, uova, tuorli, burro morbido, vanillina e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina. Lo zucchero, le uova, il burro, mi raccomando seguite questo stesso ordine, la vanillina, e l'ammoniaca per dolci. E facciamo amalgamare per 4 minuti a velocità 5. Il composto è pronto, rimuoviamolo dal boccale e trasferiamolo in una spianatoia rivestita da carta da forno. Dopo aver trasferito il composto sulla spianatoia, versiamo le mandorle e incorporiamole. Nel frattempo accendiamo il forno a 170 gradi in modalità statica. Iniziamo a incorporare le mandorle. Durante la lavorazione dell'impasto aiutiamoci infarinando per incorporare al meglio le mandorle. Adesso con l'aiuto di un mattarello andremo a stendere l'impasto, sempre aiutandoci con della farina. Dopo aver steso l'impasto, adesso con l'aiuto di un coltello a lama lunga ci aiutiamo compattando i lati e andiamo a formare i biscotti. Rimuoviamo la prima parte, facciamo un taglio di un paio di centimetri. Dopo aver effettuato i tagli in verticale, effettuiamo dei tagli in orizzontale formando i biscotti. Dopo aver effettuato i tagli, trasferiamo i biscotti in una teglia rivestita da carta da forno. Dopo aver posizionato i biscotti sulla teglia rivestita da carta da forno, adesso prendiamo i tuorli, li sbattiamo un pochino, prendiamo la vanillina, andiamo a mescolare col tuorlo. E adesso aggiungiamo lo zucchero a velo. Adesso con l'aiuto di un pennellino andiamo a spennellare i biscotti.
Dopo aver spennellato tutti i biscotti, inforniamo a forno preriscaldato statico a 170 gradi per 15-20 minuti. Gli insurdi sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti insurdi, vi consigliamo di provarli inzuppandoli in vini dolci come Malvasia, Vinsanto e Passito. Grazie e alla prossima ricetta!